Sua Eccellenza Monsignor Pasquale Cascio è nato a Castelcivita, provincia di Salerno e diocesi di Teggiano Policastro, il 29 novembre 1957, da Antonio e Grazia Cantalupo, secondo di 4 figli. Entrato all'età di 14 anni nel seminario dell'Abbadia di Cava, ha proseguito la formazione per il presbiterato, prima al seminario regionale Pio XI di Salerno e poi come alunno dell'Almo Collegio Capranica di Roma, seguendo i corsi di filosofia e di teologia presso la Pontificia Università Gregoriana e conseguendo la licenza in Sacra Scrittura al Pontificio Istituto Biblico. È stato ordinato sacerdote il 23 luglio 1983 per la diocesi di Teggiano Policastro. Incarichi e uffici pastorali da lui svolti. 1988-2007, docente presso l'Istituto di Scienze Religiose di Teggiano. Dal 1984 è parroco di San Giovanni Battista in Terranova, con le annesse frazioni di Zuppino e Scorzo, nel comune di Sicignano degli Alburni. Dal 1991 è anche parroco di San Nicola di Bari in Controne. È stato vicario foraneo per la zona degli Alburni, direttore per breve tempo dell'ufficio tecnico diocesano, membro del consiglio presbiterale e del collegio dei consultori. Inoltre è docente di Sacra Scrittura presso l'Istituto Teologico di Basilicata a Potenza, presso il Seminario Metropolitano Giovanni Paolo II a Salerno e all'Istituto Superiore di Scienze Religiose in Vallo della Lucania. Alla solenne celebrazione partecipano anche Monsignor De Luca, vescovo di Teggiano Policastro, e l'arcivescovo Monsignor Francesco Alfano, arcivescovo appunto di Sorrento Castellammare di Stabia.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con te, nostro fratello Pasquale, guida e pastore di questa Chiesa e con tutti voi. E con il tuo Spirito. Seduti. Carissimo amico e fratello vescovo Pasquale, la Chiesa di Dio, pellegrina in Sant'Angelo dei Lombardi, Conza, Nusco, Bisaccia, accoglie oggi in te il suo nuovo pastore. Il primo sentimento, ampiamente condiviso, è di gratitudine a Dio. Dopo i giorni della prova, ha ricompensato la comunità diocesana come solo Lui sa fare. Gioiamo insieme e ci rallegriamo con te. Il secondo è di grande speranza. L'attesa dei mesi scorsi, a cui purtroppo questa Chiesa è abituata per averla vissuta già tante volte negli ultimi decenni, è andata crescendo nel tempo, se non per quell'entusiasmo clamoroso che poco si addice al temperamento irpino, certo per la fiducia suscitata dalla tua persona, fin dall'annuncio della nomina, ma ancor più dai primi contatti con il popolo di Dio e in modo particolare con il suo clero. Dopo il lungo e impegnativo periodo della ricostruzione post-sismica, la diocesi ha potuto finalmente avviare negli ultimi 7 anni un cammino che oggi si presenta ben strutturato. Ricordo con gioia il primo piano pastorale triennale, incentrato sulla comunità, dal titolo del giorno dopo il sabato. La scelta qualificante e innovativa di far coincidere l'anno pastorale con quello liturgico ha guidato il nostro cammino, consentendoci di fare piccoli ma significativi passi tutti insieme. Il nuovo piano pastorale triennale, dal titolo Dio non fa preferenza di persona, tutto incentrato sull'iniziazione cristiana, è stato invece appena avviato. Alcune scelte di fondo sono state concordate insieme, altre attendono ancora di essere prese in considerazione con il contributo di ogni comunità. Il metodo utilizzato, secondo una prassi ormai consolidata, è stato quello del coinvolgimento di tutte le realtà ecclesiali. Consiglio pastorale diocesano ha avuto il compito, man mano sempre più riconosciuto e valorizzato, di vagliare e orientare il cammino della diocesi in tutte le sue articolazioni. Abbiamo provveduto, meno di 2 anni fa, al rinnovo di tutti gli organismi di partecipazione, con un buon coinvolgimento delle zone pastorali. I criteri offerti per la rappresentatività alla luce degli insegnamenti conciliari e del successivo magistero, hanno guidato anche le parrocchie a costituire per la prima volta tutte insieme i nuovi consigli pastorali parrocchiali. Si è consolidata così l'idea chiave della partecipazione e della corresponsabilità, quasi un messaggio chiaro e forte per l'intero territorio dell'Alta Irpinia. Le decise prese di posizione riguardo ad alcune questioni urgenti che hanno preoccupato la nostra terra negli anni passati, dalla minaccia di una discarica sul Formicoso al piano di ristrutturazione sanitaria con l'ipotesi della chiusura quasi totale degli ospedali di Sant'Angelo dei Lombardi e di Bisaccia, sono state molto apprezzate da tutti e hanno aiutato la comunità ecclesiale a stare dentro la storia, senza confondersi con altre istituzioni, ma offrendo con coraggio il proprio specifico contributo.
cosa dire poi dei giovani che hanno costituito l'attenzione di fondo, qualificante il lavoro pastorale degli ultimi anni? Essi sono la grande risorsa, ma anche l'ancor più grande povertà di questa comunità civile e religiosa. Rappresentano un patrimonio prezioso per i germi di autenticità nell'attaccamento alle proprie origini e per la loro genuinità nella ricerca di rapporti veri. Ma incombe terribile su di loro la minaccia della mancanza di lavoro e di prospettive future. L'esperienza del progetto Policoro, su cui la Diocesi ha concentrato fortemente le sue energie, ha aperto un varco che potrebbe rappresentare per l'intera popolazione un segno concreto di novità. Un'altra scelta forte è rappresentata dalla denuncia della piaga della raccomandazione. Prezzo pagato nel dire no a ogni forma di compromesso è stato molto alto, ma il frutto raccolto è ben più considerevole: la libertà della comunità cristiana e dei suoi pastori. Così la Chiesa ha ripreso in mano la sua missione all'interno della storia locale, mettendo le premesse per un rapporto fecondo con le istituzioni civili del territorio. Occorre però lavorare ancora molto sulla formazione dei laici, perché crescano verso la maturità e siano pronti, alla luce della dottrina sociale della Chiesa, ad assumersi le proprie responsabilità. Potranno in tal modo offrire il proprio contributo nella ricerca di soluzioni giuste, insieme ai tanti uomini e donne di buona volontà che non si sono arresi dinanzi al destino di questo vasto territorio, ricco di potenzialità e di risorse, ma bisognoso di persone appassionate nella costruzione del suo futuro. Le dimensioni del vasto territorio della diocesi, piccola a livello di parrocchie e di popolazione, consentono al vescovo di conoscere molto da vicino tutte le realtà, con una presenza continua e per nulla formale in ogni comunità. L'intera famiglia diocesana sta acquisendo così una dimensione unitaria più definita e consapevole. C'è in essa sete di ascolto della parola di Dio. Penso in particolare alla lezione divina nelle zone pastorali e a quella con i giovani presso l'abbazia. Presso l'abbazia del Goleto, con una partecipazione assidua e promettente di vari gruppi. Ma c'è anche sete di amicizia e di condivisione, nessun formalismo, libertà da ogni compromesso con il potere, possibilità di dialogo fraterno in pubblico e in privato, ricerca di comunione con tutti, senza distinzione alcuna, privilegiando le tante persone che vivono esperienze di solitudine. La valorizzazione dei carismi e della ricchezza di esperienza di ognuno nel clero e nel laicato esige l'ascolto paziente di quanto viene comunicato e soprattutto di quanto viene taciuto, nel rispetto di una modalità specifica della cultura locale che tende lentamente all'apertura, ma che poi va molto in profondità nel costruire legami stabili e sinceri. La presenza considerevole di preti giovani ordinati negli ultimi 15 anni promette bene per il futuro della diocesi e d'altra parte si troverà sempre più a far fronte per il numero esiguo di sacerdoti a esigenze pastorali molto più ampie. Potrebbe essere utile pertanto proseguire nel lavoro appena iniziato di ricerca di forme nuove di collaborazione, dalla condivisione di esperienze tra comunità limitrofe fino a modalità più stabili di comunione pastorale, con attenzione alle specificità sociali e culturali del territorio. La comunità ecclesiale sta dunque avviandosi a diventare soggetto pastorale dal volto
ben delineato e dai tratti marcati. I numerosi sentieri percorsi rappresentano in effetti un terreno già dissodato con fatica ed entusiasmo, dove è appena iniziata la semina, che, continuata con determinazione e coraggio, potrà far sperare in un buon raccolto. Nella chiesa di Sant'Angelo dei Lombardi, Conza, Nusco, Bisaccia, lo dico con intima commozione e immensa gratitudine, per quanto da essa personalmente ho ricevuto, ci sono. Sono persone straordinarie e desiderose di rimettersi in cammino, aiutate dal nuovo pastore che il Signore le ha donato. Il sacrificio di un ennesimo episcopato breve è oggi ampiamente ricompensato, ben oltre ogni umana aspettativa. A te, Vescovo Pasquale, amico e fratello carissimo, ripeto oggi la parola del profeta Isaia che ha sostenuto i nostri passi. In questi indimenticabili. No. In questi indimenticabili, straordinari 7 anni di cammino comune. Alla sequela dell'unico maestro. Il Signore ti guiderà sempre. Adesso il cancelliere arcivescovile Don Cosimo Epifani leggerà la lettera apostolica del Santo Padre con la nomina di Monsignor Pasquale Cascia ad arcivescovo di Sant'Angelo Lombardi con San Onusco Bisaccia. Per la lettura della lettera apostolica. Benedetto Vescovo, servo dei servi di Dio, al diletto figlio Pasquale Cascio, presbitero della diocesi di Teggiano Policastro, eletto arcivescovo e pastore della chiesa di Sant'Angelo dei Lombardi, con San Onusco Bisaccia, salute e apostolica benedizione. Riteniamo sia compito del nostro supremo ministero di pastore della chiesa aver cura quanto più possibile che una parte del gregge del Signore non rimanga a lungo priva del suo vescovo. Dovendo dunque provvedere alla cattedra di Sant'Angelo dei Lombardi con San Onusco Bisaccia, attualmente vacante a seguito del trasferimento del suo ultimo presule, il venerato fratello Francesco Alfano, al chiesa arcivescovile di Sorrento Castellammare di Stabia, senza alcun indugio, ci apprestiamo a preporre il nuovo pastore, a presiedere i sacri misteri e ad insegnare le realtà divine. Per questo abbiamo rivolto il nostro pensiero verso di te, diletto figlio, di cui conosciamo la pietà, la saggezza e la dottrina, virtù con le quali da sempre servi con zelo la Santa Chiesa di Dio. Infatti, con il cuore ricolmo di gioia, abbiamo valutato il parere espresso dalla Congregazione per i Vescovi e pertanto nella pienezza della nostra autorità apostolica ti nominiamo e ti costituiamo arcivescovo di Sant'Angelo dei Lombardi con San Onusco Bisaccia e nel medesimo tempo ti conferiamo tutti i diritti
e ti imponiamo tutti i doveri annessi all'ufficio proprio del Vescovo. Concediamo inoltre che tu riceva l'ordinazione fuori della città di Roma da qualsiasi Vescovo cattolico. Tuttavia, prima che avvenga ciò, dovrai emettere la professione di fede cattolica e prestare giuramento di fedeltà verso di noi e i nostri successori, secondo tutte le consuetudini prescritte dai sacri canoni. Vogliamo altresì che sia data lettura di questa nostra lettera apostolica al cospetto del clero e del popolo a te affidato. Esortiamo fin d'ora con voce paterna questi amati figli e figlie, affinché ti accolgano con vera carità quale pastore della Chiesa locale e senza esitazione ti seguano sin dall'inizio nei tuoi propositi. Infine, diletto figlio, auspichiamo che tu possa adempiere al tuo alto ministero con l'aiuto della Santissima e Purissima Madre di Dio, tenendo presente ogni giorno il solenne affidamento del Principe degli Apostoli. Ma sulla tua parola getterò le reti. Dato in Roma presso San Pietro, il giorno 27 del mese di ottobre, nell'anno del Signore 2012, ottavo del nostro pontificato. Benedetto Papa XVI, Marcello Rossetti, protonotario apostolico. Rendiamo grazie a Dio. Fratelli e sorelle in Cristo, per grazia di Dio e designazione della sede apostolica, da questo momento il Vescovo Pasquale Cascio è pastore della Santa Chiesa di Sant'Angelo dei Lombardi, Conza, Nusco, Bisaccia.
In questo momento l'arcivescovo Cascio sta ricevendo il saluto del clero diocesano. A seguire ci sarà anche quello del Consiglio Pastorale Diocesano. Il cancelliere arcivescovile Don Cosimo Epifani redige il verbale che viene sottoscritto dall'arcivescovo, dai vicari episcopali
e dalla segretaria del Consiglio Pastorale Diocesano.
Terminato l'atto canonico, l'arcivescovo discenderà dalla cattedra, venererà l'altare e lo incenserà. Del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Pace a voi, fratelli e sorelle, e a tutto il clero e il popolo della Santa Chiesa di Sant'Angelo dei Lombardi, Conza, Nusco, Bisaccia. Al termine di questa solenne celebrazione eucaristica, che segna l'inizio del ministero pastorale dell'Arcivescovo Pasquale in questa Santa Chiesa di Sant'Angelo dei Lombardi, Conza, Nusco, Bisaccia, riceveremo la benedizione papale che, attingendo alla ricchezza della comunione dei Santi in Cristo Redentore, ci elargirà l'indulgenza plenaria con la remissione di ogni pena dovuta per i peccati. Fratelli e sorelle carissimi, invochiamo la benedizione di Dio nostro Padre, perché questo rito di aspersione ravvivi in noi la grazia del battesimo, per mezzo del quale siamo stati immersi nella morte redentrice del Signore, per risorgere con Lui alla vita nuova. Padre, che dall'agnello immolato sulla croce fai scaturire le sorgenti dell'acqua viva.
rinnovi la giovinezza della Chiesa nel lavacro dell'acqua con la parola della vita. Ci fai riemergere come primizia dell'umanità nuova. Dio onnipotente, che nei santi segni della nostra fede rinnovi i prodigi della creazione e della redenzione, benedici quest'acqua e fa che tutti i rinati nel battesimo siano annunziatori e testimoni della Pasqua, che sempre si rinnova nella tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore. L'arcivescovo aspergerà se stesso e tutti i presenti, mentre il coro intonerà un canto. L'intercessione della Beata Sempre Vergine Maria, dei santi apostoli Pietro e Paolo e di tutti i santi, Dio onnipotente e misericordioso, vi conceda un tempo favorevole per un sincero e fruttuoso pentimento, la continua conversione del cuore, il rinnovamento della vita, la perseveranza nelle buone opere, perdoni i vostri peccati e vi conduca alla vita eterna.
preghiamo. O Dio, che in questo giorno con la guida della stella hai rivelato alle genti il tuo unico figlio, conduci benigno anche noi, che già ti abbiamo conosciuto per la fede, a contemplare la grandezza della tua gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Terminata con la colletta questa parte della celebrazione eucaristica, si passa alla liturgia della parola. Verranno proclamate le letture di oggi, solennità dell'Epifania, iniziando con la prima lettura dal libro del profeta Isaia. Dal libro del profeta Isaia. Alzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce. La gloria del Signore brilla sopra di te, poiché ecco, la tenebra ricopre la terra, nebbia fitta avvolge i popoli, ma su di te risplende il Signore, la sua gloria appare su di te. Cammineranno le genti alla tua luce, i re allo splendore del tuo sorgere. Alza gli occhi intorno e guarda. Tutti costoro si sono radunati, vengono a te. I tuoi figli vengono da lontano, le tue figlie sono portate in braccio. Allora guarderai e sarai raggiante. Palpiterà e si dilaterà il tuo cuore, perché l'abbondanza del mare si riverserà su di te. Verrà a te la ricchezza delle genti. Uno stuolo di cammelli ti invaderà, dromedari di Madian e di Efa. Tutti verranno da Saba, portando oro e incenso e proclamando le glorie del Signore. Parola di Dio. Il re
meditarsi se delle isole portino tributi. I re di Saba e di Seba offrano doni. Tutti i re si prostrino a lui, lo servono tutte le genti. Pietà del debole, del misero, e salvi la vita dei miseri. San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, penso che abbiate sentito parlare del ministero della grazia di Dio a me
alzate. Dopo la proclamazione del Vangelo, un diacono darà l'annunzio del giorno di Pasqua, come è consuetudine nel giorno dell'Epifania. Fratelli carissimi, la gloria del Signore si è manifestata e sempre si manifesterà in mezzo a noi fino al suo ritorno. Nei ritmi e nelle vicende del tempo ricordiamo e viviamo i misteri della salvezza. Centro di tutto l'anno liturgico è il triduo del Signore, crocifisso, sepolto e risorto, che culminerà nella domenica di Pasqua, 31 marzo. In ogni domenica, Pasqua della settimana, la Santa Chiesa rende presente questo grande evento nel quale Cristo ha vinto il peccato e la morte. Dalla Pasqua scaturiscono tutti i giorni santi, le ceneri, inizio della Quaresima, il 13 febbraio, l'Ascensione del Signore, il 12 maggio, la Pentecoste, il 19 maggio, la prima domenica di Avvento, il 1 dicembre. Anche nelle feste della Santa Madre di Dio, degli Apostoli, dei Santi e nella commemorazione dei fedeli defunti, la Chiesa pellegrina sulla terra proclama la Pasqua del suo Signore. A Cristo, che era, che è, che viene, Signore del tempo e della storia, lode perenne nei secoli dei secoli. Vedendo la commozione di Don Franco, nostro fratello vescovo, ho compreso ancora di più di venire in una chiesa dove le relazioni sono vivificate dai sentimenti, come in una vera famiglia. E il veicolo di questi sentimenti sono i giovani, perché quando affiorava il contatto con loro, Don Franco si commuoveva. Ed è giusto che siano loro il veicolo dei sentimenti, delle emozioni. Cari giovani, ne avete tante emozioni. Permetteteci di unire alle vostre anche le nostre, di vivificare le nostre emozioni, quelle dei vostri genitori, con le vostre emozioni. E in questo contatto di sentimenti, la responsabilità che noi abbiamo come adulti e la responsabilità che voi avete come giovani si incontrano in quella armonia delle generazioni che sembra sempre difficile, sempre impossibile, ma che nella Chiesa, famiglia grande,
antica e giovane, dicevo ieri sera, si può e si deve realizzare. E se si può realizzare la Chiesa, famiglia, antica e giovane, si deve realizzare anche nelle vostre case. Anche vostro padre, vostra madre, pensando a voi, come Don Franco questa sera, devono emozionarsi e non solo preoccuparsi, devono commuoversi per voi e per la famiglia. Carissimi fratelli e sorelle, pietre vive, chiamati ad edificare la Chiesa di Dio in Sant'Angelo dei Lombardi, Conza, Nusco, Bisaccia, vengo a voi, sono in mezzo a voi, cammino con voi. Vengo a voi in questo giorno dell'Epifania con la parola del profeta Isaia: alzati, rivestiti di luce, perché viene a te la tua luce. La luce che viene non sono io, è Gesù Cristo, il Salvatore. E il Vescovo deve indirizzare il suo popolo verso la luce. Insieme con voi gioisce della luce, della gloria del Signore, che brilla sulla Chiesa. Questa è realmente presente per la nostra comunione di fede e misticamente significata e convocata in questa cattedrale. Oggi, Epifania, è la festa del Signore che si manifesta, si fa riconoscere ed accoglie l'atto di adorazione. La sua gloria, dice il profeta, appare su di te. Ogni uomo, come immagine, vede spuntare dentro di sé la stella del desiderio di cercare, come afferma Sant'Agostino. Se tu cerchi, e questo a voi giovani soprattutto, se tu cerchi è perché hai già trovato. Ora la stella del desiderio, dell'indagine, non è ancora la meta. La cometa non è la meta. Deve fermarsi dove si può finalmente riconoscere colui che si cerca. Il Vangelo, ascoltato. Ed ecco, la stella che avevano visto spuntare li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella provarono una grandissima gioia. Chi cerca con sincerità gioisce del suo desiderio e dei segni della ricerca. Invece, chi cerca nell'ipocrisia, leggete Erode, ha paura di trovare, teme l'incontro, sfugge l'altro, che diventa un incubo, il bambino che diventa un incubo, che dramma. Vuole eliminare Dio, che chiede semplicemente un confronto. Il Vangelo. Erode parla e dice: andate e informatevi accuratamente sul bambino, e quando l'avrete trovato, che preoccupazione, fatemelo sapere, perché anch'io venga ad adorarlo. Dove si ferma la stella? Dove si acquieta e si sazia il desiderio? Il cuore trova pace nel bambino. Si rivela come Dio.
come i magi, noi come i magi, lo adora. Egli cioè lo riconosce, si affida totalmente a lui, si sente sicuro con lui. Il Vangelo. Gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. I tre doni indicano la capacità dell'uomo di accogliere Dio e di sentirne la realtà trascendente e di cogliere il suo coinvolgimento nella storia dell'umanità. I tre doni, ripeto, specificano l'oro dalla parte dei magi, non di Gesù adesso, indica la capacità dell'uomo di accogliere Dio. L'incenso, di sentirne la realtà trascendente, l'incenso che sale, il profumo. La mirra è di coglierne il suo coinvolgimento nella storia dell'umanità, l'unzione di Cristo uomo, che dona il perdono alla peccatrice, che è morto e deve essere deposto nel sepolcro. Il bambino è l'epifania rivelazione di Dio. I magi coinvolti in questa rivelazione contribuiscono alla manifestazione del suo agire glorioso e salvifico. Sì, perché prostrandosi, adorando, offrendo i doni, essi entrano nel mistero e diventano epifania del mistero con i loro gesti e con i segni che compiono. Io, vostro vescovo e pastore, vengo a voi coinvolto in questa epifania rivelazione. Gesù mi ha chiamato al ministero, come ci ricordava San Paolo nella lettera agli Efesini, al servizio a vostro favore. Sono chiamato a coinvolgervi in questa conoscenza del mistero. La mia ansia e la mia passione devono essere rivolte alla realizzazione del disegno benevolo del Padre. Qual è questo disegno? Le genti sono chiamate in Gesù Cristo a condividere la sua stessa eredità, a formare lo stesso corpo, ad essere partecipi della stessa promessa per mezzo del Vangelo. Sono ministro del Vangelo, di questa lieta notizia, che è la promessa realizzata da Cristo per tutti. Condividiamo l'eredità dei figli di Dio e formiamo il suo corpo. Siamo pietre vive e membra vive, che come pietre cercano la compattezza per essere edificio e come membra cercano armonia per essere corpo. Compattezza e armonia. La compattezza dà il senso della stabilità, l'armonia dà il senso della diversità che diventa ricchezza, delle emozioni che diventano relazioni e delle relazioni, come diciamo per i giovani, che cercano emozioni. Sono coinvolto in questa rivelazione e divento strumento di questa epifania. Quali sono i segni forti di questa mia partecipazione alla manifestazione del mistero? L'oro è la capacità che dovrò coltivare di portarvi all'altro, al trascendente, a Dio. Perché Egli è altro, Egli è trascendente, Egli è il vero e sommo bene. L'incenso indica le mie energie che arderanno, perché la scoperta e la riscoperta della dignità di ogni uomo siano l'elevazione del profumo soave che sale per l'amore presente nella nostra comunità. Dove un fratello è oppresso non c'è profumo.
qualsiasi sia la forma dell'oppressione. La mirra indica la mia gioia per il Cristo, uomo Dio, crocifisso e risorto, che vi aiuterà a sentire quanto Dio ha amato il mondo da dare il suo figlio unigenito. Così anch'io, adorando il bambino, ne divento per voi Epifania. La cattedra da cui parlo è il luogo dell'annuncio della rivelazione, ma per me, come Maria di Betania, è il luogo dove sedere per ascoltare la parola e per ascoltare voi. Associate questa cattedra al mio studio, per usare un termine comprensibile, che è in episcopio. Se parlo da questa cattedra e non mi siedo mai per ascoltarvi, sono poco credibile. Tutta la Chiesa è chiamata a essere Epifania del bambino, come la stella, indicandone la presenza, come immagine, rivelandone l'identità, come Maria, la madre, accogliendo la sua persona nella propria carne. Ora questo diventare Epifania ci coinvolge tutti. Dopo me, vostro vescovo, voi, amati fratelli nel sacerdozio, come presbiteri, dovete presentare l'Epifania nell'oro del vostro rapporto profondo con Dio, trascendente e operante in voi, che agite ogni giorno in persona Cristi. Ogni giorno. Quello è l'oro della vostra vita. Quello è il tesoro della vostra identità sacerdotale. L'incenso è l'offerta eucaristica quotidiana corredata dall'oblazione del vostro sì incondizionato, che sale come profumo, avvertito dai fratelli, prima ancora che accolto da Dio. Sì, ricordiamolo, che il profumo della nostra oblazione, prima di giungere a Dio, è avvertito dai fratelli. Nella mirra siete l'Epifania dell'attenzione all'umanità, nella sua concretezza e fragilità, nel suo dolore e nella sua passione, nei disagi e nelle gioie. Seguendo le parole della Costituzione Conciliare Gaudium et Spes, voi spargete la mirra facendo vostre le gioie e i dolori di ogni uomo. Cari sacerdoti, fratelli miei, le famiglie, sì, sicuramente vedo chi sono qui le famiglie questa sera, il lavoro pastorale che Don Franco ha intensamente curato in questi anni vi ha coinvolto. Le famiglie sono Epifania. Ricordiamo i tre doni, non vorrei ripetere. Della custodia del corpo, che
che si viene costituendo come tempio di Dio e non può essere profanato da culture o da pensieri che minano l'identità della persona, incominciando dal bambino, o che violano la sacralità di quel corpo. Giovani, io ho già comunicato qualcosa attingendo immediatamente dal cuore di Don Franco, ho attinto poco, ma era importante attingere da quella sorgente di emozione. I giovani sono oro, epifania della forza e della chiarezza dell'immagine di Dio in ogni uomo, sì, nel giovane ormai uomo formato e non ancora dovrebbe essere deformato, io guardo la chiarezza dell'immagine di Dio che è in ogni uomo. Incenso, epifania della verità che libera la gioia di vivere. Mirra, la decisione ferma di fare della propria vita un dono, coinvolgendo le energie più belle, coinvolgendo il proprio corpo nel donarsi. Ci sono poi epifanie speciali di Gesù che per la loro drammaticità chiedono attenzione, cura, dedizione e conforto. Quali sono queste epifanie speciali? Ma drammatiche. I malati sono epifanie anche loro. Ancora, quanti hanno smarrito la speranza per la perdita di una persona cara? Sì. Ieri sera accennavo, pensando a Monsignor Nuzzi, al risollevare la speranza dopo che la morte ha fatto man bassa. Non è facile, sembra impossibile. Quanti hanno smarrito la speranza per la perdita di una persona cara? Quanti sono nell'ansia e nella precarietà per la mancanza del lavoro che è mancanza di sicurezza di vita? E nell'insicurezza, purtroppo, tutto è possibile, tutto è possibile. Nell'insicurezza dell'esistenza può avvenire tutto, anche l'impensabile, anche l'imponderabile. A queste epifanie speciali devono rispondere le epifanie della responsabilità dei fratelli, secondo la vocazione ricevuta nella Chiesa e l'impegno assunto nella società civile. E qui guardo voi con tanta fiducia, stima, rispetto, carissimi amministratori e carissime forze dell'ordine, perché voi entrate in questa vocazione. Per la Chiesa siete in questa vocazione, la Chiesa vi guarda per questa vocazione. Ogni istituzione, sia ecclesiale, sia civile, sia amministrativa, è animata dalle persone, siete voi, siamo noi. Non possiamo guardare e puntare sempre verso gli altri. No, guardiamoci, siamo noi. Animata da persone che vivono la loro epifania, portano i loro doni per adorare il Dio bambino. Però in che modo? Servendo l'uomo bambino. Noi adoriamo il Dio bambino servendo l'uomo bambino. Guardiamo così, mi metto anch'io tra chi ha autorità. Guardiamo così l'uomo, in questo rapporto misterioso tra il Dio bambino e l'uomo bambino. Chi è l'uomo bambino? E ognuno di noi, con il suo desiderio di felicità,
è il suo dovere dimostrare la via della felicità, sì, perché se ne abbiamo il desiderio dobbiamo anche, come i magi, trovarne e indicarne in qualche modo la via. E questa l'altra strada che presero per non incappare di nuovo nella rete di Erode, e questa l'altra strada, come per i magi, per non uccidere la speranza che nasce sempre di nuovo nella storia, come oggi cresce e si rafforza per la nostra Chiesa pellegrina di pace in questa bella e amata terra irpina, come Don Franco mi ha insegnato a dire e mi trasmette il testimone. La nostra Chiesa vuole essere la casa di tutti e deve essere la stella per tutti i cercatori di Dio. Da questa ora io sono lo sposo di questa Chiesa, il padre di quanti rinasceranno nella fede, il fratello di voi tutti che seguite Gesù, sole di giustizia, apparso e mai più tramontato nell'orizzonte dell'umanità. Sia lodato Gesù Cristo. La celebrazione adesso continua con la professione di fede. Solo Dio. Oggi in Gesù Salvatore sono benedetti tutti i popoli della terra. Noi che abbiamo già avuto il dono di entrare in questa benedizione ci rendiamo interpreti dell'attesa universale di salvezza. Preghiamo insieme e diciamo: illumina tutti i popoli, Signore. Illumina tutti i popoli, Signore. Per le chiese giovani e quelle di antica tradizione, perché crescano insieme e si aiutino come chiese sorelle nel comune intento di educare nuove generazioni di discepoli e apostoli del Vangelo. Preghiamo. Per la nostra chiesa di Sant'Angelo dei Lombardi, Conza, Nusco, Bisaccia, riunita attorno al nostro Vescovo Pastore, nel giorno dell'inizio del suo ministero in mezzo a noi,
perché renda grazie a Dio per il dono della successione apostolica e, docile alla parola e all'insegnamento del proprio pastore, progredisca nella conoscenza e nella sequela del Signore Gesù il Cristo. Preghiamo. Per il nostro Vescovo Pasquale, perché la generosità del suo sì, a imitazione della Vergine Madre, si rinnovi ogni giorno e, con la collaborazione preziosa dei presbiteri, dei diaconi e di tanti laici impegnati, manifesta ai vicini e ai lontani Cristo, vera luce del mondo. Preghiamo. Per questa nostra famiglia riunita nella festa dell'Epifania, perché diventi anch'essa una comunità evangelizzante e sappia comunicare il dono della fede a tutte le persone che incontra nel suo cammino. Preghiamo. Per gli uomini della cultura e della ricerca scientifica, perché sappiano riconoscere i segni di Dio nella creazione e, come i santi magi, si aprano al dono della verità tutta intera. Preghiamo. Per quanti quotidianamente incontriamo, perché sappiano condividere gioie e dolori e scambiarci i doni dell'amicizia, riconoscendo gli uni e gli altri il riflesso della gloria divina. Preghiamo. Signore Gesù, Re della gloria, esaudisci la preghiera unanime che si eleva da ogni parte della terra e fa che tutti i popoli, sotto la guida dello Spirito Santo, vengano a te, raggianti della tua luce. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Thank you.
Amate fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre onnipotente. Guarda, o Padre, i doni della tua Chiesa, che ti offre non oro, incenso e mirra, ma colui che in questi santi doni è significato, immolato e ricevuto, Gesù Cristo, Signore nostro. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Oggi in Cristo, luce del mondo, tu hai rivelato ai popoli il mistero della salvezza e in Lui apparso nella nostra carne mortale ci hai rinnovati con la gloria dell'immortalità divina. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Santo, a te la lode da ogni creatura, per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offre al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie, con la preghiera di benedizione lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e con la preghiera di benedizione lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza,
versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale del tuo figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, che possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Sant'Antonino, Sant'Erberto, Sant'Amato, Sant'Antonio di Padova e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma, nella fede e nell'amore, la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo, il nostro Papa Benedetto, il nostro Vescovo Pasquale, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che è convocata alla tua presenza nel giorno in cui il tuo unico figlio, eterno con te nella gloria, si è manifestato nella nostra natura umana. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Gesù ci ha donato il suo spirito, con la fiducia e la libertà dei figli cantiamo insieme.
da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con la tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nella che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di riconciliazione fraterna. Sangue, Signore Gesù Cristo, non diventi per noi giudizio di condanna, ma per tua misericordia sia rimedio e difesa dell'anima e del corpo. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.